Buongiorno a tutti, eccoci qui per un nuovo video su The Ornis 2, il playthrough. Siamo al quinto episodio e scusate. E dopo aver fatto salire di livello il nostro maiale no, finalmente, scusate ancora. Porca vacca, torniamo giù. Possiamo finalmente andare avanti in questa maledetta, porco Giuda, pollastra maledetta. Ah, abbiamo anche tutta la vita. Ah, perché siamo il maiale. Giusto, giusto. Abbiamo doppio attacco, proviamolo. Posso usare attacco normale, no? Eccoci qua, sconfitto. Pollanguilla. Stavo dicendo, anzi, torniamo indietro a curarci un po' e poi ritorniamo in questa cacchio di caverna, in questo bosco. Eccoci tornati qua, siamo andati a curarci, abbiamo preso il mostro adesso, che in questa occasione è meglio. Oh, minchia, ho fatto un passo, oh cazzo, fuggiamo, prima del mostro che è lento come la merda, quindi in questo caso per fuggire bisogna essere veloci, quindi lo zozzo, se volete fuggire dai nemici, è il miglior, la migliore classe. Però polvere di fava è un fungo. Tanto andiamo a testare se effettivamente funziona, come non queste minchia di pietre di merda, che alcune funzionano e altre no. Sì, ma sei lento come la merda, mio Dio, mio Dio. Per 2 ore qua, con queste cazzo di api, minchia. E ti sei addormentato. Ok, mi ha svegliato una... Non attacca normale. Che fastidio! Cioè, queste tre mi ammazzano a colpi di minchia proprio. Pazzesco, le tre insieme sono delle belve. Cioè, se muoio. Cristo. Che fastidio, sono morto ancora contro quei tre. Per fortuna che salva automaticamente. E c'è ancora quella cazzo di gallina. Non riusciremo mai ad andare avanti. Mai, mai. Io scappo a sta cazzo di gallina. Basta, fa il culo. Oh, oh. Ma porco cane, c'è un altro. Ma che sfiga ho. Ma sapete che ho messo che non è che si affronta soltanto a Pilaide quando si becca la creatura dal nulla. Minchia. Oh, proviamo questa. Penso di essermi autodomentato a un certo punto, no? Vabbè ragazzi, quando esco da qua ve lo dico, eh. E eccoci qua ai campi per coltivare tutti in allegria. Antidoto. Comunque, abbiamo i semi? Sì, ce l'abbiamo. Pianta un seme, piantato. Vuoi annaffiarlo con del piscio? Ce l'abbiamo? Penso di sì, piscio. Ok? Dato un peperone. Se lo rifacciamo, questa volta probabilmente dovremo trovare un peperone ancora. Che casuale. Scusate. Non ho più piscio, ma porca troia. Ho del liquido seminale? No. Ho del liquido radioattivo? Ok. Comunque sia, non è solo il peperone, è casualità, possono uscire diversi tipi di vegetali, frutti, cose del genere. E 50 G, bene, tu che cazzo fai? Che cazzo è? Aiuto! Aiuto! È fortissima! Non me l'aspettavo! Che cazzo è successo qua? Ma che cazzo è? Oh, ehi, oh! Ma che è qua? Perché mi dimentico di aver messo super fortissimi nemici? Probabilmente c'è anche questo un problema. Non doveva esserci lei. Lei nasceva dopo la fine del gioco. Sono quei Pokémon. Quelle creature che servono per completare il Pokédex. Comunque così possiamo ritestare il nostro una cosa annaffiare. Escrementi abbiamo. Bene. Sei davvero bravo tu con il pollice verde proprio. Ancora, complimenti. Non abbiamo più pisci, immagino. Voglio non affrontarla questa troia. Vediamo se questa
Casualmente, eh? Casualmente si può prendere. Non si può. Non si può. Non si può. Non si può. La Madonna, ma quanti nemici. Oh, serpentone, ti calmi? Giù a terra, serpentone. Aiuto, no! Coca-Cola! No, una bella Coca-Cola fresca. Fresca. Uccidi quella troia! Perché non colpisci? Quanto è forte la Pelaida? Se muoio, tua madre è morta. Tua madre muore. Sono già morto 3 volte in pochi minuti. Non riusciamo ad andare avanti. Non riusciamo ad andare avanti. Probabilmente non è questione di livello. È questione che mi devo rinforzare un po' di carota stavolta. Mi devo rinforzare un po' nel crafting. Comprando uno scudo del cazzo. Ma non abbiamo la ricetta dello scudo. Dovremmo comprarla, ma non abbiamo i soldi. È un bel casino. Forse saliamo di livello. Non addormentarlo. Vabbè. Almeno addormentato. Inutilmente, perché tanto ammazziamo facilmente. Comunque, salviamo un attimo qua, che la situazione è disarmante. Non riusciamo a proseguire. Siamo sempre a questo punto da 3 puntate. Proviamoci. Tre ratatà. Oh, belli facili questi. Pam, in un colpo. Non mi basta, non serve neanche doppio attacco. Fanculo, non usiamolo. E bravo, morto anche lui. Oh, ah, ma che pirla. Sono un pirla, avevo il maiale come classe, non il mostro. Che idiota, perché avevo salvato e non avevo cambiato classe. Beh, va bene così, siamo saliti di livello almeno. Ecco perché non facevo così male. Sono un pirla. Comunque, va bene così. Quella è andata, ma... Non avevo neanche la cetta. Cazzo fai, mucca! Mi ha beccato. Potrei catturare questa mucca. Non ho poteri. Ho salvato. Cazzo, buono. Buono. Tiriamo una mucca. Mucca pazza a me! Sì! Taratarataratata! Guarda che bella, la bella mucchina abbiamo. Qui cosa c'è? Ah, c'è questo signore che mi darà una lancia inutile. Al momento, ma mi sembra ottima per il crafting. Oh, arena. Oh, qui non ci sono cazzo di... guarda qua, quante persone. Ah, non sono cazzo di creature che possono uscire dall'erba alta. Questo mi dovrebbe curare. Che cazzo è successo qui? La Madonna. Ok, sono tornati. Ok, siamo riusciti a passare la prima parte di questo boscheretto con difficoltà. Però abbiamo il livello 7, il nostro bel mostro, e la mucca pazza di classe erbosa. Vediamo un po' le sue abilità. Alito muggia. Ottimo. Causa danni. Sono scemo, confondi i nemici. E posizione della pecora. Contraccate via tutti gli attacchi, mi sembra. Bene, bene così. Quindi, per oggi è tutto. Ci vedremo per un prossimo video. Alla prossima, ciao!